Sì, poi vedete, che la cosa sia grave, lo capiscono anche persone che non sono pagane. Qualcuno ha assistito, ad esempio, a tutta la polemica fatta dal discorso del Papa, ad esempio, contro la medicina, contro l'RU486. Il Papa dice: l'RU486 nasconde la gravità dell'aborto. Come chi andasse a farlo all'aborto lo facesse a cuor leggero, fosse una cosa insignificante. E allora, giustamente, Carlo Flamini gli dice: e allora, perché per aumentare la sofferenza di chi abortisce non aboliamo l'anestesia? Sicuramente se lasciamo fare ai cattolici arriverebbero anche a questo, perché ricordate che la sofferenza rende simile a Dio. Ma questo significa chiaramente che la battaglia non è fatta tanto contro l'aborto, ma quanto a non creare sofferenza e disagio nelle persone. Se un Carlo Flaminio dice: se fossi una donna vedrei Ratzinger come un nemico, mi sentirei offesa. Questo lo dice un laico. Cioè, forse sarebbe giusto ripeterla. Carlo Flaminio, un medico, un laico, dice: se fossi una donna vedrei Ratzinger come un nemico, mi sentirei offesa. Non parla di avversario, parla di nemico. In realtà tutto il cristianesimo, tutto il monoteismo è nemico dell'uomo e della comunità. E di conseguenza lui ha già capito qual è il problema. Con la scusa di riscattare i peccatori, di farli rendere simili a Cristo, tutte le sofferenze verranno fatte. Perciò non si parla del diritto del concepito. L'importante è sempre prendere la condizione della donna e renderla in disagio, considerarla peccatrice. Perché ricordate che quello che dice il signor Ratzinger, la sono sempre tutti quanti i papi, perché la donna è tentatrice, perché nella Bibbia è quella che cede alle lusinghe del serpente e che porta il peccato. Ma già nel 1956 il papa di allora disse ai ginecologi cattolici che un cattolico, un medico cattolico, dovrebbe stare ben attento a somministrare anestetici per alleviare le sofferenze delle persone. Perciò non è la follia di questa persona, del signor Ratzinger, ma tutti quanti, la Chiesa è sempre finalizzata, sempre come strumento di dominio, di attacco alle persone, quello della sofferenza. E quello che appunto ha detto come domanda Flamini, ha detto una cosa giusta: alla Chiesa dell'aborto non interessa, del feto non interessa, l'importante è far vivere le persone in condizioni di sofferenza. E giustamente questo non è un avversario, non è una persona con un'opinione differente. Giustamente Flamini dice: è un nemico. Ed sono le parole migliori che si possono dare, perché si potrebbero usare delle parole più significative verso persone che sostengono il diritto e il dovere di creare sofferenza. E allora sarà giusto pensare ai monoteisti non come persone, non come un'idea come le altre, ma pensare come nemico assoluto della vita e delle comunità. E se noi lasciamo fare, ricordiamoci che questi monoteisti, di tutte quante le salse, tutti quelli che si rifanno a un unico Dio, sicuramente con la scusa dell'amore della nostra anima, della nostra salvezza, del fatto che siamo creature di Dio, potranno imporre e vorranno imporre alla comunità, all'individuo, la sofferenza. E quello che appunto emerge è anche una considerazione insignificante delle persone, cioè dicono: chi abortisce lo fa per piacere, per diletto, come fosse una cosa insignificante. Perché della profondità del dramma psicologico a loro non interessa, della sofferenza interiore di una donna che sceglie l'aborto a loro non dà nessun valore. L'importante è renderla L'ho colpevole. trovato. Sì, vai. Citazione dell'origine del cristianesimo. Questa è stata scritta da un cristiano delle origini, tale Tertulliano, e dice alle donne: tu generi nel dolore e nell'angoscia, donna. Tu subisci l'attrattiva di tuo marito ed egli è il tuo padrone, e ignori che Eva sei tu. Perdura ancora in questo mondo la sentenza di Dio contro il tuo sesso. Dunque vivi necessariamente da accusata. Tu sei la porta del diavolo, tu hai rotto il sigillo dell'albero, tu per prima hai rinnegato la legge divina, tu hai circuito colui che il diavolo non ha potuto colpire.
Tu così agevolmente hai superato l'uomo immagine di Dio. Il tuo prezzo, la morte, è costato la morte anche al figlio di Dio. E hai l'idea di coprire le tue tuniche di pelle con ornamenti? Devi soffrire. Beh, d'altronde questa è presa proprio dalla dichiarazione biblica, c'è esiste un passo biblico che dice questo. Ma sapete, quando si ricorda questo ai cattolici, loro sono sempre pronti a svicolare. Prendo dalla cronaca del Corriere della Sera, che parla di una trasmissione televisiva, e dice: infatti sì, di Dio nati illegittimi, tali cesari mortali per soccorrere morituri, bambini non battezzati, rifiutati dai cimiteri cristiani nell'Italia tra il 600 e il 700, evocati da Gard Lehner, conduttore Adriano Prosperi, ospite con libro Dare l'anima, hanno colmato i primi 20 minuti dell'ultima puntata dell'Infedele dedicato alla legge 194 e alle varie polemiche sull'aborto, a dispetto dei disperati tentativi del professor Casini, Movimento per la Vita, aggiungo io per informazione, di riportare la discussione all'attualità. Dopo la pausa pubblicitaria si è passati a parlare della recente proposta di abolizione del limbo, alle quali stanno studiando dotti teologici cattolici, al fine di poter accogliere in paradiso anche le anime dei non battezzati o dei buoni che non hanno conosciuto Cristo. Cioè, non so se vi rendete conto, Cioè una realtà oggettivata, oggettiva, quale dovrebbe essere il limbo che loro dichiarano, loro decidono se esiste o non esiste. E tutto quello che hanno venduto, tutto quello che hanno truffato, tutto quello che hanno proprio imbrogliato le persone in maniera infame, in maniera squallida, dove va a finire? Vi rendete conto? Cioè, tutte le sofferenze che hanno imposto all'umanità attraverso le loro invenzioni proprio squallide, vili, infami, dove va a finire? Tutto quel dolore, chi lo paga? Non interessa assolutamente. Il dolore rende simile a Cristo. Almeno hanno sofferto nella loro sofferenza, sono stati resi a Cristo. Quante madri, quanti padri, quante famiglie distrutte dal pensiero di non aver potuto battezzare in tempo il loro figlio? Ma sei qualcosa aggiungere? No, io avevo da cambiare un altro argomento. Sì, vai pure. Perché effettivamente io ho ascoltato un pezzo di trasmissione dell'altra volta, no? E grazie naturalmente alle trasmissioni che sono in internet ho ascoltato due interventi di cattolici dopo l'intervento di Paolo, nostro amico Paolo, e ha fatto uno splendido intervento e lo ringrazio. E in effetti quelle due persone ti hanno confermato come chi non si mette in ginocchio va sgozzato. Un imbecille è venuto a dirti: sa, veramente è simbolico. Allora, c'è da dire, primo, i simbolismi vanno letti all'interno di un insieme simbolico e vanno letti in carattere simbolico. Se questa persona effettivamente ritiene di avere una sua interpretazione simbolica del passo, non telefona a Radio Gamma 5 a trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, ma fa da Ratzinger e gli dici: oh Coco, la tua interpretazione di sgozzare che non si mette in ginocchio è falsa, e si fa ripagare tutti i danni che lo sgozzare che non si mette in ginocchio, dai roghi degli eretici a tutte le guerre di religione, la Chiesa Cattolica ha fatto. Primo. E telefonare qui in radio alla trasmissione Magia Stragonaria del Paganesimo vuol dire rinnovare, cioè tentare di sgozzare Francesco che non si mette in ginocchio davanti alla sua interpretazione. In pratica è l'applicazione esatta di quel principio, chiaramente con caratteri diversi. Non ha un coltello, ha soltanto un telefono. Poi un'altra persona ti ha detto, se non mi sbaglio, si sentiva offesa. Sì, che si sentiva offesa per l'interpretazione. Veramente siamo noi che siamo offesi per l'attività criminale della Chiesa Cattolica in 1600 anni e della società civile. Cioè, sono i principi di libertà e di uguaglianza che ci sono nella nostra Costituzione che sono offesi dai principi cattolici, se permettete. Anche perché ricordatevi che la Chiesa Cattolica, contro il principio della libertà di espressione, la libertà di manifestare il pensiero, la libertà di religione, la libertà di cambiare religione, ha fatto una guerra spaventosa. Se volete, magari vi porto il sillabo di Ernesto Rossi e vi leggo dal sillabo di Ernesto Rossi la dichiarazione che ha fatto il pontefice contro la libertà di espressione, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e contro il cambiare religione, che tutte le religioni sono uguali davanti alla legge. Contro la scuola pubblica che insegnava a leggere e scrivere. Contro la scuola pubblica, quello dovrebbe essere anche qua da qualche parte. E, cioè,
di una ferocia veramente immane, per cui queste persone dovrebbero vergognarsi di tutto questo, dovrebbero vergognarsi anche di avere una propria immagine del patto di Nazareth, perché quando uno dice io ho la mia interpretazione del Gesù di Nazareth, bene, questa interpretazione non inficia ciò che è stata la storia della Chiesa Cattolica. E se tu hai quella interpretazione, ti ricordo che oggi, grazie alla società civile, puoi avere quell'interpretazione, ma se tu l'avevi 400-500 anni fa, tu finivi sul rogo, perché venivi chiamato eretico, perché ricordate che l'unica verità è la verità della Chiesa Cattolica, o la verità dei protestanti che se la sono conquistata macellandosi a vicenda, cioè non è che le varie chiese sono, cioè le chiese, i vari protestanti, del protestantesimo da Lutero in poi, si sono imposti perché si sono macellati, in pratica hanno detto all'altro, se volete vi leggo anche una dichiarazione di Lutero, che ce l'ho anche qua, gli eretici vanno ammazzati, punto e basta, e siccome il Papa di Roma per me è un eretico, va ammazzato e ci dobbiamo sciacquare le mani nel sangue degli eretici. Così dicevano i protestanti e così dicevano i cattolici. Pertanto, telefonare a questa trasmissione per difendere uno che dice ti metti in ginocchio o ti sgozzo, veramente è un'offesa. E un'altra cosa, non esiste un'interpretazione diversa dalla lettera, a meno che le parole usate all'interno della lettera non hanno di fatto dei significati simbolici. Francesco ha tentato di fare un esempio, non gli è uscito molto bene, però ci ha provato. Cioè, se io leggo su un testo antico e nutrirsi del fuoco, cioè, se è chiaro che nessuno mangia il fuoco, però il fuoco ha un significato simbolico della conoscenza. Ma se uno ti dice, se tu non ti metti in ginocchio io ti ammazzo, il simbolismo sarebbe quello che non ti ammazzo ma ti metto in galera vita, oppure ti taglio le gambe, oppure non so, ti costringo a non esprimere le tue opinioni come ho fatto con Galileo. Cioè esiste tutta una serie di simbolismi, diciamo, se vogliamo, ma vanno sempre legati a quella che è l'affermazione, cioè non vanno staccati dall'affermazione, altrimenti significa voler difendere l'affermazione. Sono stato chiaro, Francesco? No, abbastanza, sì. Vero? Sì, no, ma sai, i monoteisti, quando li ricordi qual è la loro menzogna e qual è la violenza delle loro parole, del loro predicato, qual è la violenza del loro amore, perché l'amore dei cristiani è l'amore per le persone che possono divorare, mangiare, fare a pezzi, quello è il loro amore, perché l'amore per loro va per il peccatore che deve essere redento, perciò loro sono amorevoli quando salvano l'anima del peccatore dal peccato e lo portano alla salvezza. Io ho letto su una mail di internet, non mi ricordo più dove, che dice, io seguo, dicevo un cristiano, il comandamento di Cristo che dice di amare i miei nemici, no, io lo seguo, ma io ammazzo i nemici di Cristo, cioè tutti quelli che sono i miei nemici, cioè è bellissimo in effetti. Sì, ma infatti, sai, loro non ammazzano per il gusto di ammazzare, ma ammazzano per il gusto che gli dà, l'ordine che gli dà il loro Dio e il loro Cristo. Cioè, nel senso che loro sono degli umili servitori nella vigna del Signore, sono dei servitori, sono soltanto degli operai, sono dei faccendieri, sono dei manovali. Insomma, sono i killer, sono i... Vabbè. Cioè, infatti appunto quando Ratzinger dice appunto che lui è un umile servitore nella vigna del Signore, effettivamente dal punto di vista cristiano non è vero, perché l'autorità gli viene da Dio e quello che lo compie in base ai comandamenti di Dio. Io l'ho trovato questo passo, non l'ho ancora sistemato, ma in realtà il termine servo dei servi sta a significare che sono il padrone di tutti voi, e c'è in Paolo di Tarso questo. Cioè, i papi cristiani hanno usato sempre la dicitura servo dei servi, no? Che significa sono il vostro padrone, e c'è in Paolo di Tarso la significazione di tutto questo. E il Papa deve chiamare se stesso servo dei servi, perché io sono il servo capo di tutti, del Signore, capo di tutti i servi, ed è micidiale. E sì, ma infatti appunto. Poi sai l'abilità di raccontarla come un qualcosa di umiltà,
di senso di modestia è soltanto una capacità fumogena o una capacità pubblicitaria di presentarla, anche perché quando si comincia a parlare di servitù si creano delle gerarchie, insomma chi è il maggiordomo e chi è l'ultimo dei camerieri, e qui quando si comincia a parlare di questa gerarchia significa che esiste anche un padrone che ha molta servitù, e il monoteismo ha fatto questo, cioè tutti quanti non agiscono per il loro piacere ma per l'amore di Dio, e l'amore per Dio significa che le persone devono obbedire e rispettare certe regole. Nessuno parla del fatto che le persone possono essere libere e che le divinità siano libere. Si parla sempre appunto di comandamenti, di insegnamenti, di prescritti, di obblighi, di doveri, di morale, di cose da fare, da non fare, di cose gradite e di cose sgradite. E quando appunto si può fare questo, si può sempre fare un giudizio, e questo giudizio può essere delegato anche ai servi, e poi gli altri, che non è servitù, è qualcosa di peggio che deve essere organizzato, ammaestrato e condotto sempre da qualche parte e sempre regolamentato. E difatti appunto poi loro l'abilità sta nel far pensare che è modestia. In realtà è appartenenza stretta alla visione monoteistica in cui esiste un unico vertice, esiste un unico Dio che è l'emanatore di tutte le leggi, di tutti gli ordinamenti, di tutti gli insegnamenti. Perciò quando un sacerdote o un inquisitore agisce, agisce perché ripete il modello criminale che il Gesù Cristo gli ha insegnato. Quando un monoteista agisce, non agisce appunto per volontà sua, per desiderio suo o per follia sua, ma agisce sempre perché si rifà agli insegnamenti comportamentali del suo profeta, che il suo profeta si ispira a Dio perché è ispirato, è spinto e animato dalla parola di Dio. E questo appunto diventa pericolo, perché tra l'altro parlando sempre di parola di Dio significa che le cose possono essere comandate, cioè possono essere evocate, ma non c'è bisogno che vengano fatte. Di solito appunto i predicatori sono predicatori perché hanno la parola, hanno la singola parola, e con questa parola riescono a creare delle gabbie culturali, delle gabbie ideologiche, delle reti in cui vanno a pescare le persone e cui riescono a recintarle. Invece, quando nel paganesimo, nelle regioni antiche, non si parla di parola, non si parla di predicazione, ma si parla di azione o di modo di agire o di comportamenti, o di comunità, o di singoli, o di popoli. E qui appunto siamo proprio nel corso della pratica. Perciò il contrasto è sempre questo. Non dovete accontentarvi delle semplici parole, dovete sempre capire le parole se hanno un significato, come vengono applicate, e le parole appunto di amore del Cristo sono sempre quelle che deve essere amato, anche perché la cosa divertente, lui dà l'ordine di amarsi, ma noi sappiamo che l'amore appartiene a un qualcosa che deve essere generato da due persone o più persone, che deve uscire. E il fatto che venga imposto significa che non esiste più un sentimento, non esiste più un'anima propria, un proprio desiderio, una propria capacità, una propria possibilità, proprio perché dice io vi ordino di amarvi, va bene. Io trovo dal punto di vista della semplice umanità, del semplice individuo, un'assurdità incredibile, proprio perché i sentimenti non possono essere certo comandati a bacchetta o telecomandati. E invece tutti quanti trovano positivo questo insegnamento di Cristo, perché dice io direi come pagano fate emergere i vostri sentimenti, manifestate il vostro desiderio, direi parlerei più di seduzione, cioè ma seduzione implica un proprio desiderio e la capacità di sedurre chi si ama. E sai che in corso la sentenza sul crocifisso dal Consiglio di Stato, quello che venne fatto qui al TAR del Veneto. Beh, l'indicazione dell'avvocato sono delle cose proprio alcune, quelle della cosa dello Stato, sono delle cose divertentissime. Aberranti, cioè veramente è una cosa da fuori di testa. Adesso staremo a vedere il Consiglio di Stato cosa deciderà. Comunque si sta decidendo la questione qua del Veneto, le persone che hanno fatto ricorso contro il crocifisso nelle scuole, cosa deciderà l'avvocatura, cosa deciderà il Consiglio di Stato. Naturalmente la causa è in corso, le udienze sono aperte, e la questione è abbastanza aperta, staremo a vedere questi magistrati. Sì, poi tra l'altro quello che l'avvocato sostiene è dell'incredibile, che tutta quanta la nostra società si basa sui principi cristiani, e che se noi rinunciamo ai principi cristiani dovremmo eliminare i fondamenti, i valori fondamentali della società.
Diciamo, lo so, purtroppo, purtroppo abbiamo visto un corollario di personaggi politici dalla destra alla sinistra partecipare all'inaugurazione dell'Università dei Legionari di Cristo. Purtroppo questa è la situazione, cioè le persone non hanno più neanche la dignità dei principi sociali che sono enunciati dalla Costituzione, che sono enunciati dalle norme. Su questo punto l'unica possibilità è l'Europa. Forse l'Europa ci salva un po', perché effettivamente la situazione comincia a diventare abbastanza tragica qui in questo paese. Comunque in ogni caso tenete presente che è in corso questo processo, insomma. Sì, ma poi le dichiarazioni dell'avvocato dello Stato per difendere il crocifisso sono proprio, lui mette in discussione e dice che in realtà il fondamento di tutto è il cristianesimo. Cioè che se noi togliessimo il cristianesimo saremmo delle persone prive di cultura, prive di storia, prive di significato, prive di valore. Cioè che tutto quello che esiste deriva perché esiste il cristianesimo. Perché lui dice si rimetterebbero in discussione i principi dello Stato. Va bene, e lo Stato romano? Cioè non è esistito? O erano dei pre-cristiani anche loro? L'antica Grecia, cos'è stata? È di un'aberrazione, Francesco, cioè praticamente si vuole negare che tutto ciò che è uscito, no? Che si è imposto in questi anni sia il prodotto di forze, le forze della libertà che sono scaturite all'interno delle società umane. In pratica è il prodotto di Demetra, non del macellaio di Sodoma e Gomorra. E un'altra cosetta anche che appare un po' sui giornali. Ratzinger continua nel suo vizietto, l'abbiamo fermato una volta ma sembra che non sia sufficiente, di usare l'immagine dell'uno dei neoplatonici, dell'assoluto dei neoplatonici, per sostituirlo al suo Dio. Cioè, sa benissimo che il suo Dio fa schifo, cioè il Dio dei cristiani è il Dio della Bibbia, un assassino, un pazzo, un criminale, un delinquente, un mafioso, uno che non ha rispetto per le società civili, non ha rispetto per gli uomini, non ha rispetto per niente, cioè un criminale assassino è il Dio dei cristiani. E siccome Ratzinger si vergogna del suo Dio, perché si vergogna del suo Dio assassino, quando lo deve manifestare, quando invece lo deve praticare per distruggere società civili, allora lo imita. E allora cosa fa? Deruba i concetti del Dio dei neoplatonici, gli stessi che ha fatto macellare, stuprare, uccidere, scorticare vivi, perché ricordiamoci che Ratzinger è responsabile di tutto questo, e usa l'immagine dell'assoluto dei neoplatonici per sostituirla all'immagine del suo Dio pazzo, cretino e deficiente. Cioè siamo a un livello veramente di proprio sputare addosso alla gente, come i cristiani hanno sputato addosso i pagani per derubarli di tutte le loro tradizioni e stuprarle, cioè storpiarle, usarle in maniera diversa. Così Ratzinger sta facendo ancora in questo momento queste turpi azioni. È solo un delinquente come lui può continuare a farle. Sì, ma vogliamo dare una dimostrazione, proprio in fatalità è uscito proprio un paio di studi, purtroppo soltanto in lingua straniera, sul come i monoteisti hanno sempre appropriato dei termini che non sono loro. E sai, molti parlano soprattutto di Aristotele con la sua affermata del motore immobile. E dice, nuovi studi dimostrano che l'autore della metafisica in realtà non era un teologo. Musulmani e cristiani videro nel suo motore immobile una conferma del monoteismo. Ma per lo stagirita gli dèi erano molteplici e l'attributo divino poteva riferirsi agli astri e alla natura. Allora, recensendo queste opere, purtroppo alcune soltanto in lingua straniera, dice quest'ultimo dimostra infatti con argomenti convincenti che Aristotele e nei filosofi pagani in generale il termine Dio è usato non come nome proprio e nemmeno prevalentemente come sostantivo, bensì come attributo o predicato, avente la funzione di indicare un grado di eccellenza in una scala ordinata di enti. Esso, pertanto, può essere attribuito agli dèi della religione tradizionale, ma anche agli astri, al mondo stesso nel suo insieme e nell'intelletto umano, e anche al primo motore immobile. Ma in nessun caso dovrebbe essere scritto con l'iniziale maiuscola e senza articolo, come se fosse un nome proprio, bensì sempre con la minuscola e l'articolo, cioè il Dio, come diciamo l'uomo o il cavallo. Ovviamente in un contesto monoteistico si scriverà Dio senza articolo. Se questa regola venisse seguita più in generale, si eviterebbe l'uso fastidioso di scrivere la parola con la minuscola o la minuscola per mostrare che si crede in Dio o non si crede in Dio.
Cioè, soltanto dopo secoli. Dopo... Questi hanno visto i miei siti. Hanno fatto, beh, qui si cita uno studio di Richard Baudet che si chiama Aristotele e le teologie du vivant immortale, cioè Aristotele e la teologia del vivente immortale, uscito a Montreal nel 1992, e si riferisce appunto ad alcuni studi specialistici usciti sempre in Germania nel 2005, in cui proprio si fa l'opera di revisione di monoteisti. Hanno abusato anche di Aristotele per fargli dire che il motore immobile dell'universo in realtà era il loro dio. Comunque, e siamo nel 2005 come, per capire questo. Come lo usiamo noi? Cioè, allora, noi siamo corretti anche aristotelicamente parlando di come usiamo. Quando gli diciamo il dio che cresce dentro, o degli uomini sono degli dei, un uomo è un dio, lo usiamo in maniera appropriata. Sì, difatti, quando si dice che Aristotele intendeva che il termine appunto Dio si poteva riferire, che gli dei erano molteplici e l'attributo divino poteva riferirsi agli astri e alla natura, se già era implicito che non esisteva un Dio ma che esistevano gli dei, che c'era il Dio nella natura, che c'era il Dio degli astri, ma c'era il Dio dei vari pianeti, delle varie stelle, e non esisteva il Dio ma... E questo, vedi, purtroppo bisogna aspettare in ambito filosofico il 2005 perché escono degli studi in questo senso. Ma, vedi, Aristotele fu introdotto nel cristianesimo, fu usato nel cristianesimo da Tommaso d'Aquino. Sì. Però bisogna anche sapere qual era l'idea di Tommaso d'Aquino rispetto a chi non la pensava come lui. Sì. Vabbè. Cito letteralmente... Dalla Summa Teologica, per quanto riguarda gli eretici, essi si sono resi colpevoli di un peccato che giustifica che non solo siano espulsi dalla Chiesa con l'interdetto, ma anche che vengano allontanati da questo mondo con la pena di morte. È un delitto tanto più grande falsificare la fede, che è la vita dell'anima, che falsificare il denaro che serve alla vita mondana. Se dunque falsari e malfattori vengono subito portati alla morte legalmente ad opera dei principi laici, con quanto maggior diritto gli eretici, immediatamente dopo la loro incriminazione per eresia, non soltanto possono essere cacciati dalla comunità ecclesiale, ma anche, a buon diritto, giustiziati. Per cui tutti quelli che si ricordano che hanno un'idea di Cristo che non corrisponde ai Vangeli, che non corrisponde a quella di Ratzinger, per quello che Ratzinger vuole fare, andrebbero tutti giustiziati, non secondo noi pagani, secondo Tommaso d'Aquino, che è un dottore della Chiesa. Io, se fossi in voi, ci rifletterei un pochettino, Sì, ma d'altronde, sai, tutti quanti i padri della Chiesa hanno sempre la necessità di dire che gli altri sono qualcosa di impossibile. Il fatto stesso, appunto, che si sia manipolato intenzionalmente Aristotele per fargli dire delle cose che non intendeva. E per spiegare... Socrate, cioè... Beh, lo stesso termine, appunto, il discorso del Dio si è tradotto come Dio. Ce ne abbiamo parlato anche recentemente in trasmissione proprio di queste cose... Nella capacità proprio di rendere mimetiche le cose, di cancellare, di omettere qualcosa per salvare sempre il termine Dio, il Dio dei cristiani, il monoteismo. E questo è sempre un pericolo, proprio perché il monoteismo appunto porta sempre all'ignoranza, porta sempre all'impossibilità delle persone di essere capaci di controllare la propria esistenza, di liberarsi, di scegliere e di non avere vincoli. Proprio perché il monoteismo rappresenta sempre un vincolo, rappresenta sempre l'incapacità di affrontare le cose per come si presentano, per come sono, per comprenderle. A me, ad esempio, ha fatto, questa abbiamo una dimostrazione stupidissima, la tecnologia. La tecnologia non è una cosa negativa, non è una cosa positiva, è soltanto la capacità delle persone di utilizzare le cose, di indirizzarle e di indirizzare qualcosa. Ed è venuto fuori sul Corriere della Sera un articolo che si parla del theremin. Il theremin era uno strumento musicale tecnologico inventato nell'epoca della rivoluzione russa, fu suonato per Lenin. Dopo il 1917 ci fu la rivoluzione bolscevica e accompagnò la rivoluzione, ma era uno strumento che si basava sulle onde e col controllo delle mani poteva essere suonato. Bene, di fronte a uno strumento e alla capacità tecnologica ci fu Pio XI che voleva scomunicarlo.
cioè voleva scomunicare uno strumento musicale, cioè non voleva scomunicare un'idea, non voleva scomunicare un pensatore, no, voleva scomunicare uno strumento musicale perché lo reputava demoniaco. Sì, ma tutto, guarda, hanno una fissazione. Sì. Non esiste, credo che esistano poche persone più stupide, sprezzanti della società civile di come sono i cattolici. Proprio non hanno rispetto di niente se non del loro di assassino, il loro diritto di assassinare le persone. È incredibile. Sì, sì, no, ma pensate, di fronte alla capacità della tecnica, e d'altronde, sai, rifiutare la tecnologia fa parte. 1956, un papa che disse: un cristiano, un cattolico, si guarderebbe bene da utilizzare l'anestetico per far soffrire meno le persone. E lo disse ai medici cattolici. Sì, in effetti è uno dei problemi più grossi della medicina in Italia, perché gli antidolorifici in Italia praticamente si somministravano in maniera estremamente scarsa e in maniera assolutamente estemporanea. Fu dopo il casino di Bella che hanno cominciato a estendere l'ordine di usare gli antidolorifici, però ancora li stanno usando sempre in maniera scarsa e sempre in maniera estemporanea, ed è veramente un livello infame, ed è dovuto proprio all'ideologia cattolica, cioè le persone che devono soffrire, devono essere costrette alla sofferenza. Sì, poi sai, una cosa che è divertente è sempre il fatto che i monoteisti reputano qualsiasi civiltà o qualsiasi cosa essere incapace di avere delle regole e di comprendere la realtà. Allora, dico questo perché è uscito Stupiti in un articolo scientifico, dice: ecco il pesce che sa fare i calcoli, ha capacità cognitive perché prevede dove cadrà la preda, ed è cosiddetto quel pesce arciere che spruzza l'acqua dalla bocca per colpire gli insetti e riesce a calcolare dove cascano. Come vedete, questo non ha avuto un certo bisogno di Newton, di Einstein. Ma mi vuoi sfidare? Guarda che io qui c'ho una rassegna stampa di cose della natura che fanno rabbrividire. Io c'ho addirittura la scoperta che l'America fu cinese. Sì, no, ma ti aggiungo un'ulteriore cosa. Proprio perché si pensa sempre che soltanto anche i pesci, sai, finché non arrivò San Francesco a andare a parlare appunto agli uccelli, fossero degli stupidi. Invece vediamo che esiste un'intelligenza, una cultura, una capacità, sì, una tecnologia nelle cose. Aggiunga un'altra cosa, che ha avuto un certo successo anche dal punto di vista dei film, che era Rapa Nui, in cui si parla dell'isola di Pasqua e di questi stupidi abitanti dell'isola di Pasqua che tagliano tutti gli alberi per costruire i Moai. Perché dire, come vedete, i popoli antichi sono stupidi, non sono capaci di controllare l'ambiente. Benissimo, c'è stata una ricerca scientifica proprio fatta quest'anno, uscita da poco dallo studio, in cui dimostra che le abitanti dell'isola di Pasqua non hanno deforestato la natura, ma che in realtà i boschi, le foreste dell'isola di Pasqua, non furono distrutti per trasportare i Moai, ma furono distrutti dopo della scoperta dell'isola di Pasqua, perché ci fu l'introduzione dei topi e fu usata da chi arrivò, dai bianchi, che portarono malattie e portarono a bruciare questi boschi. Perché tutti quanti ci vengono a raccontare che questi selvaggi pensavano soltanto a costruire i Moai e distruggevano tutte quante le piante. Dopo centinaia di anni, finalmente un ricercatore ha fatto degli studi approfonditi, precisi e circoscritti, e ha compreso che la deforestazione dell'isola di Pasqua non fu fatta dai suoi abitanti, ma fu fatta dai cristiani che andarono a scoprire quell'isola. D'altronde, l'abbattimento dei boschi sacri, delle foreste sacre, degli alberi sacri è una caratteristica che avviene in ogni monoteismo. E poi un'altra cosa, un'altra piccola scoperta: gli antichi canali delle Ande, che sfruttavano la gravità. Allora, queste erano delle popolazioni selvagge e cattive, e si è scoperto che per centinaia di chilometri in Perù le popolazioni lì esistenti avevano una capacità di sfruttare l'acqua, di costruire canali. E il periodo in cui questa civiltà si è diffusa era tra 4500 e 6700 anni fa. Cioè la capacità di costruire sistemi di irrigazione, di distribuzione dell'acqua, sfruttando la gravità. Non avevano un certo Newton. Dammela, vero? Non avevano un certo bisogno di Galileo o di altre scoperte scientifiche, ma tranquillamente riuscivano a creare senza problemi
sfruttando la gravità. Quell'acqua veniva distribuita tranquillamente per centinaia di chilometri, sfruttando soltanto la gravità. E logicamente questi erano popoli sanguinari, difatti ci hanno sempre raccontato che queste erano persone dedite a sacrifici umani, che erano tutte quante delle panzane. Però abbiamo dovuto aspettare la loro distruzione, la loro scomparsa, le accuse di sacrifici umani, e nel 2005 sappiamo che c'era una civiltà potente che era capace anche di portare in luoghi impervi, di portare l'acqua e di sfruttare la gravità. Tu non mi avevi detto che avevi messo in internet gli articoli di Frau? Sì, ma tanti anni fa. Sì, vabbè, ma io l'ho scoperto l'altro giorno, scusa, perché uno l'ha prelevato dal sito e l'ha mandato in un NG. Allora l'ho visto nell'NG e ho detto, cazzo, ma questo, io lo conosco, questo indice, e sono là, l'ho visto, e potevi avvertirmi, no? A me uno mi serviva, adesso me lo sono scaricato. Sì, ma sono lì da non so più da quanti anni. Vabbè. Vabbè, visto che Francesco vi ha parlato di civiltà andine, io invece vi parlo di civiltà superiori, perché qui siamo troppo bassi, e vi parlo della civiltà delle formiche. Sale in cattedra la formica maestra, così insegna a raccogliere il cibo. La coppia allievo maestra esiste anche fra le formiche. Una volta individuata una fonte di cibo, l'esploratrice torna indietro, sceglie una compagna e ripercorre con lei la strada, ma l'allieva si ferma spesso, si guarda intorno per trovare punti di riferimento, e solo quando è pronta per apprendere una nuova tappa picchietta con le antenne sulle zampe e sull'addome della maestra, invitandola a proseguire. Possiamo parlare a buon diritto di un processo di insegnamento e apprendimento, spiega Nigel Franks e Tom Richardson, i due biologi dell'Università di Bristol che hanno pubblicato la loro osservazione su natura. Non siamo di fronte a una trasmissione di informazioni a senso unico. La formica allieva interagisce con l'insegnante e quest'ultima procede solo dopo che si è assicurata che l'altra abbia imparato la lezione. In termini normali si chiama cultura, si chiama insegnamento culturale, trasmissione culturale dei dati. L'articolo è lunghissimo, comunque è tratto dalla Repubblica del 13 gennaio 2006, ma per far capire che tutto il sistema che noi abbiamo culturale di insegnamento, in realtà esiste, è una sovrapposizione di un sistema che esiste in natura, cioè tutte le specie imparano, a parte il falco pellegrino che addirittura è ancora migliore, cioè è ancora più evidente l'addestramento, però ricordate che la trasmissione culturale avviene all'interno di ogni specie, non esiste una specie che non l'abbia. Dopo qualcuno dice io ho Dio, il Dio padrone, allora sono superiore. Oh, il mondo gli ha dato Dio perché lo possa saccheggiare a quell'imbecille. Cosa vuoi fare, Francesco? Claudio, vuoi che diamo via la telefonata? Vuoi dare via le telefonate? Sì. Sì, abbiamo anche debordato dai soliti orari delle telefonate. Abbiamo debordato, sì. Noi debordiamo. 049-600-600, 049-600-838. Sì, abbiamo debordato. Sì, di solito cominciamo un po' prima. Pronto? A dare via le telefonate. Ciao. Mi va bene? Bene, sì. Sì, sopravvissuti. Ok. Niente, a proposito, parlavi prima del sacrificio, no? A proposito di imitare Gesù Cristo, Gesù Crocifisso, insomma, che del libro, non so se lo conosci, Renato Pierri, la cosa Gesù Crocifisso, il Calvario di Gemma Galgani, condannata alla santità in nome di un falso Dio, della Caos. Sì, beh, l'ho visto, non l'ho letto, però l'ho visto. Sì, è molto... Cioè, è morta giovane, è morta praticamente, e solo due parole in bocca a Dio, aiutami, e Cristo, sono con te, è morta martire, nel senso che è piaga dappertutto, è 24, 25 anni, è morta, vabbè, sono a parte delle robe, non c'entra niente. Dopo, sulla Repubblica di ieri, perché oggi non sono andato abbastanza, che c'era nell'Oregon, non so se hai letto, eutanasia, sconfitta per Bush, la Corte Suprema boccia il ricorso contro la legge dell'Oregon. No, io la Repubblica di ieri purtroppo non c'è, sì ce l'ho, ma non l'ho aperta oggi. Niente, che ha vinto, cioè nel senso che sta bocciata la legge contro la... l'eutanasia. Sì, che voleva abolire l'eutanasia, 6 voti su 3. Bene. Sarà anche uno dei dibattiti che avverrà in Italia, insomma. Sì, in Italia dobbiamo guardare il primo dibattito, quello del Calvario a crocefisso. Sì, appunto.
Ecco, dopo che c'è il Pax, sì, dal 70% dei cattolici. Sì, in effetti non ho letto le statistiche, però c'è un cambiamento nella società civile, cioè quei passaggi emozionali, no? Dove prima c'è una percentuale di atei e diagnostici molto alta, adesso si è tagliata la percentuale di atei e diagnostici, però nel compenso sono aumentati gli scettici che sono cristiani. Sì, sì, infatti qua il cattolici dice che sono aumentati dell'8%. Rispetto a 15 anni fa, sì, dicono di essere cattolici, però non accettano il Papa, esatto. Però non accettano l'indicazione della Chiesa. Comunque i praticanti sono il 36,8%, vanno a messa ogni domenica, il 23,7% ci va a domeniche alterne, il 65,6% sì al divorzio, sempre cattolici e parlenti, sì, sì, sì. L'83,2% all'aborto, dice sì se è in pericolo la madre, il 73% se il feto è malformato, il 63% l'ICI e la Chiesa è contro o contrari all'ICI, cioè praticamente... sì, sì, no, ma c'è una scollatura fra quello che sono i cattolici di massa e quello che è la Chiesa, cioè il dominio della Chiesa. Sì, e questo è già positivo, perché sarebbero andati tutti quanti sui rughi come eretici, sì, fra le altre cose. Sì, sì. Cioè, un potere migliore, cioè, non sei più buoni, insomma, secondo me, tenere un io, come ti dici, sì, scollatura, cioè, tenere un io, la massa, diciamo, la gente, certo. I suoi fedeli, diciamo, no? Sì, sì, a gestirli con la massa. Ai suoi ordini, ai certo. Suoi dogmi educativi, cioè, Dio staccarsi, diciamo, come si dice, terrorizzare, che è il terrore, appunto, questa... era in libreria, se dovevo passare, entra una suora, stia, proprio una suora, stia proprio, sì. Taleban, diciamo talebani, la suora chiede insistentemente, conosci te stesso del Mediterraneo, cioè, non è che sei introvabile, non si riesce a trovare, è stata mai, dopo... ha preso un coso del libro di Einstein, non so cosa che fa. Sì, vabbè, ma esiste comunque anche un'informazione, c'è una ricerca loro. Però mi sembra strano. Beh, da comunque Einstein credeva in Dio, però non è un problema, dai. Sì, sì, ma ha detto, sotto, ha detto, guarda questo qui, come dire... Sì, vabbè, dopo ognuno se lo gioca, insomma, al modo suo, dai. Sì, sarò mi forse manicheo, nel senso che cioè, metto da una parte, diciamo, che certe persone non vada, forse lei certi libri da una parte, ora te giudichi, diciamo, sì, sì, ma... Dai persone, forse anzi sono sicuro che sbaglio, perché forse... Ma scusa, io penso che la mia Bibbia sia più usata di quella di un prete. Sì, appunto. Cioè, per cui... intanto che uno c'ha, mi tocca tirare tutti i libri, perché adesso tocca scavalcare. Ma ho seguito una bella notizia, Francesco, sì? E anche Claudio, a fine del mese esce il nuovo... Dance. Davvero? Sì, sì. Mamma mia. È notizia. Speriamo che sì, speriamo. Crociamo le dita, comunque mi ha detto il nostro amico, insomma. Sì, ma tra l'altro un po' io ne parlerò. È uscito un nuovo libro di Ginette Paris, Psicoterapia Moretti, sì, è uscito anche un nuovo libro di Lopez Pedraza, sempre per Amoretti, sì. Sì, 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 sì. Comunque ha detto che è arrivato tre robette per me in libreria. A proposito dell'Umè, no? Sei in ristampa purtroppo. Ah sì? Sì. Mi spiace perché ero partito con l'idea appunto dell'Umè e niente da fare. Niente qua. Professor Snorri Sturluson, che è una quello è uno degli Edda. Degli Edda, sì, sì. Ma che ne è uno più antico. Che esatto, il canzoniere. Il canzoniere che lo ho, sì, ho usato. Però che è la Ledda... Di Snorri. Snorri, basta. E c'è un altro ancora. E Voluspa. Samuelson, vedete. Ledda di... Snorri Samuelson, sì. Madonna, qua, aspetta, scusa un attimo. Io ho avuto un'ulteriorità alla Voluspa, e te ti dico lei che vede, mi sembra che sia il sì.
Questa è un'altra età comunque, più antica. È solo che questa. L'età poetica forse? Sì, l'età poetica, mm. Sì. L'età. Sì, beh, pensa che comunque tutte quante sono reperibili facilmente, c'è in Italia. Forse l'unico problema è per la Voluspa, perché è una vecchia edizione, ma forse qualche editore l'ha ristampata, non si sa. Ma te dico subito, guarda. E facciamo, guarda, facciamo un aggiornamento di mitologia nordica. Beh, sai, visto che ti piace la mitologia nordica, ti leggi di tu Mezzilli dai germani. Letta di Zaimund. Zaimund. No, Zaimund, non mi dice sì. Niente. L'Edda di Zaimund. Dunque, Zaimund il saggio, 1056-1133, la chiamò Edda di Zaimund. Lo stesso titolo porta il trattato d'arte poetica dello storiografo islandese Snorri Sturluson. Ma penso che sia quella poetica, penso, perché l'Edda di Sturluson, no, quella che cosa. In tre parti, era due parti in prosa e la terza in poesia. Però può darsi sia una delle parti, eh? Sì, una delle parti, perché. Può darsi sia una delle parti. Io sapevo che c'erano solo quelle due, però quello che so io è limitato. Dunque, il titolo è una raccolta di canti antichi islandese o canti norreni. Quella è l'Edda. Sì. Il canzoniere eddico, eh? Sì, il canzoniere, quella della Casanti. Esatto. Contenuti un codice di secolo XIII scoperto. Beh, uno dei prossimi giovedì che Claudio si prende un po' di ferie, ti farò sentire un po' di questo. Io ce li ho anche registrati in CD. Questi canti non è. Dal vescovo Svainson, che attribuendola arbitrariamente a Zaimund il saggio, cioè l'altro vescovo qua la attribuì a Zaimund, l'Edda di Zaimund il saggio, sta poetica. Comunque ti dico, io ho anche la registrazione di alcuni canti non pronto in sì, lingua, sì, che li puoi ascoltare, te ne manderò a qualcuno come sigla un di giovedì che Claudio è in ferie. Va bene. Bene. Va bene, adesso spazio. Va bene. Ciao, Ivano. Ciao. Sì, beh, d'altronde è un pronto, mondo poco conosciuto come quello della mitologia nordica. Ciao Gianpaolo. Ciao Claudio. Ciao, Francesco. Ciao. Io mi chiedo una cosa: se un popolo predone può crearsi un dio differente da se stesso, cioè un dio predone? Perché questo popolo ha predato gli egiziani da una parte, i greci dall'altra e tutti i popoli che erano intorno a se stesso, se non erro, sì, nella storia, mi pare che sia così. Aveva rubato tutto? Ecco, io ho interpretato in questo modo, non può che avere un dio predone, un criminale assoluto che va a predare tutti, perché la caratteristica di quel popolo è questa, è inutile nasconderci dietro, ma sei razzista? No, non sono razzista, ognuno ha le proprie caratteristiche, come la culla del Mediterraneo proprio ha la caratteristica di essere artistoidi, eccetera, però anche la bugia regna la bugia, ditemi di no. Il greco e l'egiziano io lo vedo molto diverso, anche se abitano lì. Strano questo, vero? Beh, c'è sempre un luogo dove c'è la spazzatura, certo. C'è sempre la discarica, purtroppo. E questa è spazzatura per me, scusatemi. Ok, ciao. E niente, c'è una cosetta, Francesco, me la fai dire? Sì, intanto abbiamo pochi io minuti. Io ho sentito un'esternazione di Ratzinger, non prendo più telefonate, scusate, un'esternazione di Ratzinger che è allucinante e dice: sono preoccupato per l'antisemitismo che sta avanzando. Allora, mettiamoci in chiaro una cosa. Il razzismo antisemita è di ordine cristiano, è il cristianesimo che lo ha sedimentato per secoli. Per cui tutta l'espressione dell'antisemitismo è fondamentalmente cristiana. Oggi come oggi sta avvenendo però un fenomeno che è diverso da quello che è storicamente e che fa paura a Ratzinger, e Ratzinger vuole equipararlo al suo antisemitismo. In realtà sta avvenendo prima di tutto la critica allo Stato di Israele, e questa è la critica a un comportamento dello Stato, a dei comportamenti politici, dei comportamenti territoriali. E poi sta avvenendo la critica alla Bibbia in quanto insegnamenti dogmatici propria degli ebrei. Volenti o nolenti, insomma, la Bibbia è degli ebrei, per cui quando si vanno ad accusare il Dio dei cristiani di atrocità e di malvagità, si accusa chiaramente anche il Dio degli ebrei e anche il Dio dei musulmani, perché
le atrocità e le vessazioni che sono state fatte appartengono a quella tradizione religiosa che è stata imposta, che non ha niente a che vedere con l'antisemitismo di ordine cristiano che ha portato alla costruzione dei campi di sterminio. Semmai esistono delle altre variabili che sono ben più pericolose. Ebbene, siccome Ratzinger vuole evitare la critica al suo cristianesimo, sta sparando queste cazzate, ma sono cazzate, sono proprio degli insulti che Ratzinger sta sparando alla società civile. Questo vorrei che fosse chiaro. Sì, ecco, io vorrei soltanto aggiungere una cosa. Qualcuno ci racconta di uno scontro di civiltà che non esiste. Abbiamo bisogno di una conferma. Aiuti veniti ai separatisti, scontro tra Georgia e Vaticano. Il nunzio veronese Gugerotti in Abbacazia per conto della Caritas. Allora, semplicemente la Georgia è uno stato cristiano, l'Abbacazia è una zona di guerriglia indipendentista musulmana. E chi ha portato il sostegno ai guerriglieri indipendentisti islamici da Abbacazia? Un nunzio veronese. Allora è un po' difficile capire perché il Vaticano sostenga dei guerriglieri islamici contro uno Stato che formalmente è cristiano. E questo dimostra, come sempre, che lo scontro di civiltà non c'è, ma che esistono conflitti locali marginali. In realtà il monoteismo, sia cristiano, sia ebraico, sia cattolico, è sempre uguale. E perciò non c'è differenza di civiltà. Il progetto di Ratzinger è quello di costruire campi di sterminio. Questo mettetelo in testa, perché questa è l'ideologia cristiana. Chi ferma Ratzinger, chi ha fermato Ratzinger è stata la società civile. Prima di tutto il periodo dell'Unità d'Italia e la presa di Roma e il periodo in cui Roma è diventata capitale d'Italia. Dopo lo hanno fermato i vari movimenti sociali con tutte le loro rivendicazioni. Poi l'ha fermato la Costituzione della Repubblica Italiana e ha fermato Ratzinger anche la Corte Costituzionale quando ha emesso tutta una serie di sentenze di uguaglianza religiosa. Purtroppo Ratzinger ha l'organizzazione mafiosa sul territorio che impedisce l'applicazione giuridica di queste norme, applicazione giuridica corretta. E il fatto che Ciampi venga a dire che la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di manifestare il proprio pensiero sia un fondamento di questo Stato, lo è per quanto riguarda il signor Ciampi, non lo è per quanto riguarda l'attività di mafia che avviene sul territorio ad opera della Chiesa Cattolica. Migliaia di persone, non solo per quanto riguarda noi, vengono discriminati sul territorio affinché non manifestino il loro pensiero. Ed è una situazione che è molto grave da un punto di vista sociale, perché significa perdere una parte della ricchezza sociale, significa perdere ciò che ci porta fuori dal grigiore di questa crisi. Francesco, ciao a tutti. Stranamente non è arrivato ancora Alvise. Adesso noi chiudiamo comunque qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, mettiamo su un po' di pubblicità e poi eventualmente, se non arriverà nessuno, prenderemo un attimino in mano la situazione. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.